Angurie, meloni, pomodori, rigorosamente biologici, i re di questa calda estate saranno i protagonisti della nuova puntata di Pianeta Verde, in onda questa sera alle ore 21. Grazie all'esperienza trentennale di Walter Cavalli, che insieme al figlio Lorenzo e l'anima dell'azienda agricola Cavecchia, ubicata nella campagna Casalasca, capiremo cosa significa coltivare frutta e verdura senza l'utilizzo di concimi chimici, diserbanti e pesticidi. Sostanze queste che in qualche modo rimangono negli alimenti e vengono di conseguenza introdotte nel nostro organismo. Ho cominciato quasi 40 anni fa perché mi ero un po' stufato del modo di lavorare che avevo prima con i diserbanti. Ho cominciato a fare i primi esperimenti, sono stati un po' drammatici. Quando ho cominciato non c'erano riferimenti con altre aziende, per cui tutto quello che ho imparato a mie spese, sbagliando quest'anno, sbagliando l'anno dopo, insomma, dopo una serie di sbagli, forse qualcosa può essere che adesso ho capito, e per cui non me la sentivo di continuare con un altro tipo di agricoltura, perché non era nel mio DNA. Ho avuto la fortuna che ci hanno creduto in famiglia, perché i primi anni, come dicevo, sono stati drammatici, perché non c'era l'esperienza, mancava la cultura della produzione, mancava la cultura della vendita, perché anche allora chi vendevi? Mancava la cultura un po' di tutto, per cui in 40 anni, insomma, la nostra piccola azienda, la nostra piccola realtà ha preso radici e adesso non si molla, insomma. Una scelta davvero coraggiosa che però vi ha ripagato, infatti adesso si parla sempre più spesso di agricoltura biologica, i consumatori si stanno rendendo sempre più conto di quello che mettono nel loro piatto e soprattutto come è stato prodotto quello che poi loro introducono nel loro organismo. Ad essere sincero, pensavo quando ho cominciato che nel giro di pochi anni il mondo sarebbe cambiato, in realtà se ne sono passati 40 e comunque i cambiamenti cominciano a vedersi adesso e speriamo che continuino. I prodotti di questa terra, oltre ad essere sani, sono anche particolarmente interessanti per essere lavorati in cucina e trasformati in gustosissimi e freschi piatti.